Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo dalla seconda epistola ai Corinzi, capitolo 4, versetti 8 e 9. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Perplessi, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Atterrati, ma non uccisi. Lo scoraggiamento. Nella Bibbia troviamo due uomini di Dio che nella loro vita hanno avuto un momento di profondo scoraggiamento. Si tratta di Davide e del profeta Elia. Questi due uomini erano entrambi animati da un'ardente fede in Dio. Davide non aveva temuto di affrontare il gigante Golia, persuaso che la sua debolezza avrebbe manifestato la potenza di Dio. Gli andò incontro con grande coraggio, nel nome del Dio degli eserciti, che il suo avversario aveva oltraggiato, come è scritto in 1 Samuele, capitolo 17, dal versetto 36 al versetto 45. Il profeta Elia non aveva tremato di fronte alle minacce del malvagio re Acab. In tante circostanze difficili la sua fede aveva trionfato su tutti gli ostacoli. Eppure, questi eroi della fede, a un certo momento della loro vita, hanno vacillato. Se ai migliori mancano le forze, che ne sarà di noi? È scritto in 1 Corinzi capitolo 10 versetto 12: chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere, scrive l'apostolo Paolo. Davide andò in crisi quando la persecuzione da parte del re Saul si era fatta più accanita. È scritto in 1 Samuele capitolo 27 versetto 1: Davide disse in cuor suo: un giorno o l'altro perirò per mano di Saul. Elia, pur dopo tante prove della potenza di Dio, si scoraggiò, vedendo che il popolo di Israele caduto nell'idolatria era sordo ai suoi richiami. Infatti è scritto in Prima Re, capitolo 19, dal versetto 4 al versetto 10, egli dichiara: basta, prendi la mia vita, o Signore, i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto. Spesso è così anche per noi. Dopo aver riportato una vittoria, siamo ancora più vulnerabili e abbiamo particolarmente bisogno di guardare al Signore per non lasciarci cogliere dallo scoraggiamento. Che il Signore ci benedica.